Da oltre 40 anni di esperienza, La Desa, ambulatorio odontoiatrico. Perché mi sanguinano le gengive? Più della metà degli italiani soffre di questa patologia. I principali sintomi sono sanguinamento gengivale, alitosi, mobilità dentale e sensibilità. Cosa aspetti? Prenota la tua visita specialistica. La Desa è a Sassuolo. La nostra professionalità per il tuo sorriso. Nel tempo. Camarta Summer Festival, venerdì 19 luglio, Remember Goya Official Party, la discoteca mito di Sassuolo. Magiche atmosfere disco history, by Andrea Sarti, Corradino DJs, cena spettacolo bordo piscina, by Duo Italiano Live, party disco 80-90-2000, media partner, Broletto Caffè American Bar, Sassuolo, Radio Stella, Crepa Club, venerdì 19 luglio, a Camarta, rivive il Goya, Camarta Risto Music, via Regina Pacis 116, Sassuolo. Buonasera e ben ritrovati da Sassuolo Oggi TG. I sindaci della provincia di Modena si sono riuniti al consiglio locale di Atersir per approvare il programma di investimenti del servizio idrico integrato per il prossimo periodo 2024-2029, come richiesto dall'autorità nazionale ARERA. Con l'approvazione di piani operativi e degli interventi sono programmati sul territorio provinciale di Modena 255 milioni di euro di investimento per opere e manutenzioni straordinarie del servizio idrico, 155,5 milioni nel bacino di Era S.p.A., 87 milioni nell'area della Bassa Modenese in cui opera AIMAG S.p.A. La pianificazione approvata rappresenta il risultato di un complesso equilibrio tra esigenze dei territori, priorità normative e raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e mantenimento proposti da ARERA, afferma Maria Luisa Campani, responsabile del servizio integrato di Atersir. Per Sassuolo l'intervento, che ha un costo di 5 milioni di euro, riguarda il revamping del potabilizzatore di Santa Cecilia. Si è tenuto lunedì pomeriggio presso il Parco Ducale il primo incontro delle consulte con il vice sindaco e assessore con deleghe allo sport e alle politiche giovanili Serena Lenzotti, oltre all'assessore Federico Ferrari con deleghe alla cultura, alla comunicazione, alla legalità. Prima le consulte della cultura e dei giovani e poi la consulta dello sport sono state protagoniste di incontri conoscitivi in cui gli assessori hanno illustrato le intenzioni da parte dell'amministrazione di puntare sempre più ad un dialogo e una collaborazione con le associazioni. Allo stesso modo le associazioni hanno avuto l'opportunità di presentarsi e proporre idee da sviluppare in collaborazione tra loro e con la stessa amministrazione. Imprese ad alta quota per il giovane Guglielmo Lorandini. Il ragazzo sassolese, dopo l'esame di maturità completato con il massimo dei voti all'Istituto Ferrari di Maranello, nei giorni scorsi ha raggiunto la vetta del Monte Bianco accompagnato solo da una guida. Ecco il suo racconto. Guglielmo, sei reduce da un'esperienza che possiamo definire un'impresa. Raccontaci di cosa si tratta e qual è stata la preparazione. Subito dopo la maturità, come regalo di maturità, visto comunque il buon risultato ottenuto alla maturità, ho deciso di andare sul Monte Bianco, passare dalla pianura alla montagna più estrema e di raggiungere appunto il tetto d'Europa, quindi la vetta più alta d'Europa. Un'impresa impegnativa che richiede comunque preparazione e acclimatamento. I giorni precedenti sono stati di acclimatamento, quindi comunque di stanziamento in quota, di pernottamento in quota, e seguiti appunto da questa impresa. Impresa di due giorni, e un primo giorno per una parte iniziale, quindi per la risalita del primo ghiacciaio, del ghiacciaio del Miage, e il raggiungimento del rifugio d'appoggio, il rifugio Gonella. Notte in rifugio, cena alle 6:30, a mezzanotte invece si è partiti per, nel buio della notte, la risalita del ghiacciaio. Fino alle 5:30 si è indicativamente nel buio più totale. Alle 5:30, a quota indicativamente 4.300, superati i 4.000, cominciano le prime luci dell'alba a colorare il cielo di arancione e di rosso, e sosta istantanea, sosta momentanea, veramente breve, alla Capanna Vallò, bivacco d'emergenza, per poi riprendere con le ultime rampe e le ultime salite fino al raggiungimento della cima. Cima raggiunta nel tempo quasi record, comunque nell'ottimo tempo,
e cima raggiunta alle ore 7:30 di mattina. Ecco, già di per sé a raccontare così sembra semplice, ma le difficoltà non mancano. Quali sono state le principali? Le principali difficoltà, oltre ovviamente alla quota, che comunque la quota è la prima cosa che incide, visto comunque l'ossigenazione, la pressione, è sicuramente il freddo. Il freddo, il ghiaccio, la neve, ma anche il vento. Il vento è stato probabilmente il nemico numero uno per raggiungere appunto la vetta e portare a compimento questa impresa. Ecco, un'impresa raggiunta però anche in solitaria, ma accompagnato da, in realtà, da una guida. Esattamente, perché comunque è giusto riconoscere anche i propri limiti e circondarsi comunque da professionisti o comunque da un professionista, guida senza la quale non avrei mai raggiunto la vetta, che ringrazio infinitamente. Ringrazio Enrico Geremia, senza il quale questa impresa non sarebbe stato possibile, e che mi ha affiancato durante tutto, diciamo, il percorso e la preparazione necessaria al raggiungimento di questa impresa. Ci sono altre imprese in vista per te? Per il momento relax, direi che dopo una cosa del genere un po' di riposo sia necessario, sia dovuto, ma sto già pensando agli obiettivi dell'anno prossimo e sto già pensando alle vette da scalare l'anno prossimo. Qualcosa sta già bollendo in pentola, però lo studio rimane la prima priorità. Passiamo adesso allo sport. Sono stati definiti gli anticipi e posticipi delle prime quattro giornate del nuovo campionato di Serie B. Tra queste anche le prime gare che impegneranno il Sassuolo Calcio nel mese di agosto. Gli uomini di Grosso disputeranno la prima partita stagionale domenica 18 agosto alle ore 20:30 in casa del Catanzaro. Sabato 24 agosto alle 20:30 invece i neroverdi se la vedranno tra le mura domestiche contro il Cesena. Martedì 27 agosto alle 20:30 sarà la volta della sfida in Puglia contro il Bari. Infine sabato 31 agosto il Sassuolo ospiterà la Cremonese. Successo per Federico Bondioli dello Sporting Club Sassuolo, che sale sul podio e trionfa ai $15,000 in Serbia. L'atleta ravennate consegue così il suo primo successo tra i professionisti del tennis dopo le semifinali raggiunte all'ETF $25,000 di Santa Margherita di Pula nel settembre 2023. Grazie all'attenta supervisione dei coach dello Sporting Club Sassuolo Federico Buffagni e Francesco De Laurentiis e del preparatore atletico Stefano Ramponi, Federico è riuscito a trionfare in Serbia sullo svizzero Karl Emil Overbeck al terzo set per 6-3, 5-7 e 7-6, assicurandosi un posto nei primi 700 della classifica ETF. Con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che la prossima edizione di Sassuolo Oggi TG è in programma per domani alle ore 18:30. Vi auguriamo una buona serata.